Il Natale Teramano nasce da un patto stretto tra le istituzioni, provincia capofila, comune e camera di commercio e il mondo imprenditoriale rappresentato dal consorzio Shopping Teramo Centro. Un patto sancito in nome della rinascita del capoluogo con una visione di lungo termine che parte dal Natale ma vuole guardare oltre. Un Natale luminoso grazie anche alla provincia e al comune a questo nuovo rapporto. Sì, sono pienamente d'accordo, è un Natale che vuole un attimino rivalutare le forze che ci sono in città. Il progetto si muove su tre direttrici, la città allestita e illuminata in occasione delle feste, seguendo una linea coordinata che riguarderà tutto il centro storico, non semplici luminarie, ma una scenografia progettata, un percorso culturale e identitario legato alla riscoperta della figura del santo patrono San Berardo e un cartellone di eventi e manifestazioni. A Natale la città, anzi il comune di Teramo, si affida a San Berardo. Sì, ci affidiamo a San Berardo, il mio mandato è iniziato con diciamo così, le celebrazioni per la Madonna delle Grazie, quindi insomma si prosegue questo percorso che in realtà è in un momento molto, molto delicato della nostra città, una città che come abbiamo sempre detto ha enormi potenzialità, ha una voglia di rinascita, di riscatto, di ripartenza, una volontà che si manifesta anche in questo percorso insomma, che ci porta al Natale. Tra le iniziative da segnalare i versi delle canzoni di Ivan Graziani che illumineranno alcune sedi istituzionali della città, un bosco incantato ai Tigli e la tavola conviviale che verrà allestita in Piazza Sant'Anna che insieme a Piazza Sant'Agostino ospiterà anche il mercatino. Una tavola che richiama quella della cena di Natale e quindi invita a stare insieme. Le persone dovranno venire a Teramo per vedere questa bellissima città. Sicuramente speriamo che, cioè il fine è quello, il fine è far capire che Teramo non è morta, ci sono tante attività e operatori che vivono, lavorano, danno lavoro in città e in particolare all'interno del centro storico. E l'obiettivo è quello non solo di revitalizzare la città, ma di far capire anche ai comuni limitrofi, alle città limitrofe che possono venire da noi e che siamo una città assolutamente accogliente.